vero che stiamo così male, piantiamola. Diciamo le cose vere, cioè la crisi c'è, ci sono le difficoltà, non è giusto, la società in cui viviamo non è giusta, non è giusto l'organizzazione del mondo del lavoro, è penalizzante nei confronti delle donne, però abbiamo tante di quelle cose positive che un pochino di azzurro ogni tanto dobbiamo metterlo su questo quadro nero. Io vi dico, per esempio, quanti in provincia di Bergamo sanno che in un luogo inventato dalla CISL, cioè alle Farfalle di Malerba del Garda, si sta svolgendo una 2 giorni residenziale dove ci sono i responsabili degli uffici di ambito, dei 14 ambiti di cui si compone questa provincia. Gli ambiti, sapete, sono quelli che esercitano poi l'attività prevista dalla 328 in particolare, ma anche altre attività sociosanitarie sul territorio. Ecco, ci sono i dirigenti, i responsabili di questi ambiti, perché stanno elaborando il modello guida in Lombardia del CERN. Il CERN è il nuovo punto di riferimento per il cittadino, per i servizi di confluenza tra l'ADI e il SAD. Devono diventare, insomma, il faro verso cui rivolgersi quando ci sono difficoltà sociosanitarie in una famiglia. Il cittadino va in genere in comune, chiede per un servizio a chi deve rivolgersi, e le strutture ospedaliere, i comuni, l'ASL, i sindacati per quello che è di loro competenza, si sono uniti e hanno focalizzato nel CEAD questo centro di smistamento delle risposte. In tempi di crisi quindi è assolutamente indispensabile che tutte le risorse che ci sono per il socio-sanitario, quindi abbiamo le difficoltà sociali, abbiamo la continuità assistenziale, abbiamo le fragilità e abbiamo il posto ospedaliero. In questi tempi bisogna che se c'è un euro questo sia usato al meglio. E in provincia di Bergamo siamo, per esempio, un punto di riferimento regionale per la elaborazione di questi modelli. Non è che i problemi sono risolti, ma continuamente attiviamo quella caratteristica e forse è un pochino nostra provinciale. Io lo riconosco anche nella gente della CISL. Ora, la crisi c'è, è vera, è in atto un attacco del mondo finanziario che ha giocato sulla pelle della gente. E oggi sta attaccando gli stati e il welfare ci va di mezzo, ma andandoci di mezzo ci costringe a razionalizzare quello che è il nostro intervento, perché non possiamo neanche immaginare che dove c'è un bisogno intervenga il comune, intervenga lo stato, intervenga la regione. Siamo una comunità di gente con capacità, con dignità. La capacità di cura che ognuno di noi ha nei confronti dell'altro, di chi gli sta vicino e di chi gli sta un po' meno vicino, è un patrimonio, vale molto di più del bilancio statale. Cioè, se oggi ci vengono a dire, guardate che il problema dei malati psichiatrici stabilizzati ricadrà sul territorio, cioè sui comuni, cioè sulle famiglie, nel senso che ormai la medicina psichiatrica ha raggiunto i livelli tali per cui è possibile far tornare sul territorio persone che un tempo rimanevano nell'istituzione. Allora, la medicina dice facciamo uscire quelli che ormai sono stabilizzati e accogliamo quelli che sono nelle famiglie e ancora aspettano di essere curati a livello un po' di urgenza. Questo ritorno sul territorio non deve interpellare il comune, cioè l'assistente sociale, cioè un dipendente del comune. Interpella anche noi, perché per esempio le associazioni, i gruppi che si danno da fare, ma la nostra è una provincia che è la culla dell'AIDO, che è la culla dell'ABIS, che è la culla del CSI, che è la culla delle società sportive. Se il malato psichiatrico stabilizzato va in un cortile dove ci sono 3 condomini e dove ci sono famiglie che con un po' di vicinanza dell'assistente sociale riescono a farsi promotori di atteggiamenti di cura per queste persone senza chiedere in cambio il pagamento di uno stipendio,
Voi sapete che noi diffondiamo nella comunità una capacità di risposta ai bisogni che non è uguale al mondo e che non ha alternative, cioè la cura che viene dall'alto, la risposta ai bisogni che viene dall'alto, proprio il mondo finanziario, il mondo speculativo, si è mostrato che aveva tutti i suoi limiti. L'attacco agli stati è proprio perché gli stati hanno osato chiedere prestiti, hanno osato indebitarsi per poter dare risposte a questi bisogni, bisogni sociali, bisogni sanitari, le pensioni e quant'altro. La risposta degli stati deve essere di una riorganizzazione tale per cui si usa il grande patrimonio che c'è nella comunità e si diminuisce un po' quella che è la spesa sociale, perché altrimenti, altrimenti chi prestava i soldi e fa come certe banche che quando vedono il pericolo non si preoccupano se l'artigiano si è ingrandito e ha fatto il nuovo capannone perché così dà lavoro a altre 10 persone e quell'artigiano va un attimo affiancato se per caso è uscito di 2.000 euro dal filo, non è il caso di togliergli il finanziamento. Però il mondo finanziario si comporta così. Quando ha capito che alcuni stati hanno raggiunto la soglia di criticità, non danno il tempo di rientrare pian piano con una cura dimagrante che dura qualche anno e quindi non fa devastazioni sociali, presentano il conto e chiedono il fallimento. È successo in Argentina, hanno tentato in Europa, per fortuna c'è stata una risposta di civiltà che rimarrà nella storia sociale dell'umanità, perché viviamo in epoche per fortuna dove non ci si abbandona nelle situazioni. Quindi io dico, da assessore e, permettetemi, anche proprio perché sono cislino, da presidente del consiglio di rappresentanza dei sindaci della provincia di Bergamo, vi dico, in un quadro così fosco, dove siamo chiamati a tenerci rimboccate le maniche, perché credo che questa sala di gente abituata a ricevere dall'alto che a stare seduta con le mani sulla pancia non ce ne sia, no? Esatto, che ne mia. Quindi questa comunità è forte proprio perché non si è mai chiesta cosa posso fare per l'altro, perché non ha mai avuto bisogno di chiederselo. Noi siamo abituati, e lo abbiamo imparato dai nostri genitori, dai nostri nonni, eccetera, che quando c'è un bisogno vicino a noi ci si muove. Non devi aspettare che venga l'assistente sociale a dirti, però guarda che c'è la possibilità di dare una mano. È vero che quello che magari succede più facilmente nei paesi dove la vicinanza è diversa, per esempio nella dinamica cittadina va un po' attivato, quindi magari si inventano le cose che si chiamano contratto di quartiere, che si chiamano quartierato sociale, per dire semplicemente che c'è qualcuno che ti segnala delle difficoltà magari di 3 o 4 anziani e quindi ci si attiva, perché se magari uno è rientrato da un'operazione per il femore fratturato e ha bisogno di qualcuno che vada a fare la spesa, non deve sempre chiedere alla figlia che si assenti dal lavoro e magari c'è il vicino, anziano anche lui che non può farlo. Queste cose in una città forse dobbiamo un po' imparare a farle, dobbiamo darci un pochino di professionalizzazione. Ma la realtà forte è il nostro essere comunità, il nostro essere associazione a servizio dei bisogni. Quindi vi avevo promesso che sarei stato breve, quindi mantengo questo impegno. Non perché non ci siano tante cose di cui parlare, perché tutte le cose importanti sono già state dette. Io vi dico, l'amministrazione comunale, le amministrazioni comunali che oggi sono spaventate, io vado 10 anni da sindaco, ho smesso un anno fa alla Zona San Paolo, e vi dico, abbiamo perso le elezioni con un altro candidato l'anno scorso e oggi noi ci diciamo, grazie a Dio, abbiamo perso le elezioni, perché nei panni dei sindaci dei paesi piccoli di questi tempi non mi auguro di esserci e non sono pessimista. Però dico, abbiamo una comunità, c'è gente come voi che è un patrimonio enorme e di questo dobbiamo un pochino fare anche un tono di ottimismo e coloriamo un po' di azzurro questo quadro così scuro.